della veste, tra gli altri mistagogie, l'ho ritrovato qui come fotocopia del libretto stampato a suo tempo, dove la, così, la mistagogia è divisa in tre parti, la veste battesimale, la veste penitenziale e la veste nuziale. Poi più in là abbiamo arricchito la mistagogia e abbiamo aggiunto così veste battesimale, veste penitenziale, veste sacrificale, veste di combattimento e veste nuziale. Comunque il simbolo della veste è un simbolo biblico che troviamo ben sottolineato nel Vecchio e nel Nuovo Testamento, ma è anche un simbolo liturgico. Ricordate nel Santo Battesimo, quando dopo il rito battesimale, dopo l'unzione del crisma, il sacerdote consegna la veste al bambino e dice: con questa veste dovrai camminare e arrivare alla Patria Celeste. Conserva questa veste intatta nel cammino della vita. Per cui è un simbolo la veste, biblico e liturgico insieme, e si presta bene al rito mistagogico. Quando una madre aspetta un bambino, incomincia a cucire il vestitino per il bambino, prepara i vestiti per il bambino che sta per nascere. E così anche la Santa Madre Chiesa, quando sta nascendo un bambino all'altare o a fonte battesimale, prepara la veste bianca che dovrà indossare. Nel rito antico, come ci testimoniano così le catechesi battesimale di Cirillo Alessandrino e di Cirillo Gerosolimitano, e come deve essere anche nella liturgia romana, il battezzato indossava la veste bianca dopo aver smesso le vesti usuali e conservava queste veste bianche per 8 giorni. Per cui sia le nostre madri in casa, sia la madre chiesa, hanno voluto simboleggiare bene questo vestito, preparando la veste bianca, bella, per il proprio bambino. Anche il buon Dio ha preparato come madre, nel suo amore materno, il primo vestito Adamo ed Eva. Prima non avevano bisogno di vestito, avevano il vestito dell'innocenza, il più bel vestito, quello che noi avremo in cielo, dove non ci saranno più i vestiti del viaggio terreno. Erano nudi per il vestito dell'innocenza. Essi camminavano con Dio. Tutto era in ordine e tutto era bello. Ma quando il peccato entrò nel mondo, allora incomincia il viaggio dell'uomo sulla terra. E Dio provvede un vestito ad Adamo ed Eva. Essi avevano tentato di farsi un vestito di foglie, ma l'uomo non si può vestire
una volta perduta la grazia, l'innocenza primordiale, soltanto Dio può dare il vestito della grazia, o il vestito che prefigura la grazia. È così che egli chiama Adamo ed Eva dal fogliame del paradiso terrestre dove si erano nascosti, prende un agnello e ne fa un vestito. Il primo sarto è Dio, veste di un perisoma Adamo ed Eva, perché non si vergognano l'uno dall'altro, ma quel vestito è il vestito dell'agnello, il vestito della grazia, il vestito simbolico, il vestito cioè che prelude alla grazia che verrà ai nostri progenitori e a tutto il genere umano quando l'agnello comparirà in questo mondo e diventerà vittima dei nostri peccati. E allora leggiamo questo bellissimo testo nel libro del Genesi, capitolo 3, i versetti 7-13 e poi i versetti 21-24. Subito c'è un altro testo del Nuovo Testamento, nasce il bambino Gesù e anche la Madonna come buona madre prepara un vestito al bambino, lo avvolge in fasce che ha preparato, è il primo vestito bianco dell'uomo innocente, dell'unico uomo giusto venuto in questo mondo. Ecco, leggiamo questi due testi. Ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto, anzi Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì. Il Signore Dio disse allora: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi per la conoscenza del bene e del male. Ora egli non stenda più la mano e non prenda anche dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden perché lavorasse il suolo da dove era stato tratto. Scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada folgorante per custodire la via dell'albero della vita. L'albero della vita nascerà sulla terra. Dio prende la cima di un albero, come accennato in Ezechiele, e la pianta. Il germoglio della radice di esse spunta, nasce Gesù. È lui l'albero della vita, il frutto che darà all'uomo la vera vita. Guardiamo adesso Maria, questo germoglio della radice di essa, e guardiamo il frutto del suo grembo in cui c'è la vita nostra. I nostri progenitori non arrivarono a mangiare del frutto dell'albero, ma tutti noi possiamo adesso mangiare del frutto dell'albero e avere la vita.
Ora, mentre si trovava in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce, lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Ecco, è stato portato il vestito bianco, battesimale, il vestito confezionato da Maria per Gesù, confezionato dalla Chiesa per i battezzati. Abbiamo indossato noi tutti questo vestito bianco, il vestito della grazia, il vestito della fede, della carità, e questo vestito che dobbiamo noi indossare sempre, ripulire sempre, perché con questo vestito dobbiamo presentarci al tribunale di Dio. E adesso c'è un altro vestito. L'uomo deve far penitenza. Tribole spine nasceranno dal suolo, tu lavorerai col sudore della fronte e col sudore della fronte ti mangerai il tuo pane. L'uomo deve fare penitenza, ma soprattutto deve fare penitenza quando il peccato invade la vita dell'uomo. Man mano che l'uomo va lontano da Dio, aumenta il peccato nel genere umano. Ci sono tutte le aberrazioni. Ma Dio richiama, nella sua misericordia, l'uomo alla ragione, richiama all'osservanza della legge, all'osservanza dei comandamenti scritti nel cuore dell'uomo. Ecco, Dio richiama i Ninivite per mezzo del profeta Giona. Dio è misericordioso, non guarda i peccati degli uomini quando gli uomini ascoltano la sua parola e si convertono. I Niniviti ascoltano la predicazione di Giona. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. E il re di Ninive indice il digiuno, si veste di sacco, di cenere, fa vestire tutti di sacco e di cenere. Tutti gli animali anche devono digiunare. C'è penitenza universale in città e Dio si commuove. I Niniviti hanno ascoltato la voce del Signore. Dirà Gesù, i Niniviti ascoltarono Giona, si convertirono e Dio salvò Ninive. Ma questa generazione non ascolta la mia parola, eppure c'è qui uno più grande di Giona, o Cafarno, o Corazin. Voi credete di essere elevati in alto? Sprofonderete nell'inferno perché non avete ascoltato la voce del Figlio di Dio. È un ammonimento per noi. I pagani, o meglio i lontani, tante volte ascoltano la voce di Dio e fanno penitenza. I vicini, o cosiddetti vicini, disattendono la voce di Dio e rischiano grosso, rischiano di cadere là dove sarebbero dovuto cadere i Niniviti. I Niniviti salvano e Cafarno, la città di Cristo, dove Cristo tanto aveva predicato, scenderà nelle profondità dell'inferno. È un rischio che noi corriamo se non ascoltiamo la voce del Signore che ci invita a penitenza. Ascoltiamo.
Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco dal più grande al più piccolo. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi, fu poi proclamato in Ninive questo decreto: uomini e animali, grandi e piccoli, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e bestie, si coprano di sacco e si invochi Dio con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si impietosisca, deponga il suo ardente sdegno, sicché noi non moriamo. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si impietosì riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Ecco un uomo penitente che invita alla penitenza e alla conversione, precede Cristo. Il suo messaggio è il messaggio di Cristo, che viene anticipato, voce di una che grida nel deserto: fate penitenza, convertitevi. Egli è vestito di pelle di cammello, egli mangia locuste, grilli selvatici, fa penitenza. Gesù, parlando di lui, dice: chi siete andati a vedere nel deserto? Un uomo mollemente vestito? Quelli che vestono mollemente stanno nei palazzi del re. Chi siete andati a vedere? Meditava Giovanni, come il grande profeta, il quale si presenta con la veste della penitenza, invitando tutti alla conversione. Questo grido risuona sempre nella Chiesa, anche oggi. Questo grido del primo figlio spirituale di nostra madre, Maria, risuona sempre, ancora oggi, per bocca della stessa madre, che ci dice: convertitevi e fate penitenza. La Madonna che ci invita al digiuno, al digiuno, al digiuno, e noi non vogliamo sentire, ci invita alla preghiera, a una vita penitenziale. Anche noi, rinnovati nello spirito, abbiamo un po' allentato questo tenore di vita. Forse noi vestiamo mollemente, forse noi mettiamo gioielli e bellette ed altre, diciamo, rosaglie addosso a noi. Non siamo rinnovati, anche esteriormente. Questo abito penitenziale deve rifuggire nel nostro vestito, nel nostro modo di comportarci. Comunque il Signore ci invita alla penitenza, alla conversione. Ascoltiamo adesso così questo testo che ci ripresenta
la figura di un grande penitente, del primo cittadino del Regno Nuovo, l'ultimo del Vecchio Regno e il primo del Nuovo Regno. Si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione per perdono dei peccati. Accorreva a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di pelle di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, si cibava di locuste e miele selvatico, e predicava: «Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non sono degno di chinarmi per sciogliere i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo». Sacrificale. Entriamo qui nel mistero della redenzione. È il vestito che i fratelli di Giuseppe presentarono al padre Giacobbe, intinto di sangue. Questo vestito preludeva al sacrificio di Cristo. Giuseppe è figura di Cristo. Viene venduto dai fratelli per 30 denari. Gesù sarà venduto per 30 denari dai propri fratelli. È oggetto di invidia da parte dei fratelli, come oggetto di invidia fu Gesù da parte dei sacerdoti, da parte del Sinedrio. E Giuseppe è così nel simbolo, viene sacrificato. Per gli interventi di uno dei fratelli viene salvato, messo in una cisterna, ma davanti agli occhi di Giacobbe, il padre, egli è un sacrificato, è sbranato dalle fiere. Quando gli presentano il vestito polimito, rosso, scarlatto, tanti colori, dalle maniche larghe, e Giacobbe riconosce il vestito del figlio, dirà: una fiera pessima lo ha divorato e tutta la sua vita piange il figlio perduto.
ma poi lo ritroverà. Giuseppe è il Salvatore del popolo ebraico, ossia dei propri fratelli, il Salvatore del mondo, come viene chiamato. Così sarà Gesù. Egli nel sacrificio della croce salva il mondo dai propri peccati, salva gli uomini che lo hanno crocifisso. Leggiamo il racconto in Genesi 37. Frattanto vennero a passare alcuni mercanti madianiti. Allora essi tirarono su ed estrassero Giuseppe dalla cisterna e per 20 sicle d'argento lo vendettero agli ismaelite. Così fecero pervenire Giuseppe in Egitto. Quando Ruben ritornò alla cisterna, non trovò più Giuseppe nella cisterna. Allora egli si stracciò le vesti, ritornò dai suoi fratelli e disse: «Il ragazzo non c'è più, e io dove andrò io?» Presero allora la tunica di Giuseppe, scannarono un capro ed intinsero la tunica nel sangue. Poi mandarono la tunica dalle maniche lunghe, facendola pervenire al loro padre con queste parole: «L'abbiamo trovata, vedi tu se sia la tunica di tuo figlio o no». Egli la riconobbe e disse: «La tunica di mio figlio, una mala bestia l'ha divorato, Giuseppe è stato sbranato». Giacobbe si stracciò le vesti, si pose un cilicio attorno alle rene e fece lutto per suo figlio per molti giorni. Allora tutti i suoi figli e le sue figlie vennero a consolarlo, ma egli ricusò di essere consolato e disse: «No, io voglio scendere il lutto del figlio mio nella tomba». E il padre suo lo pianse. Intanto i madianiti lo vendettero in Egitto a Potifarre, eunuco del faraone, capo dei cuochi. I soldati prendono le vesti di Gesù, si dividono le vesti intinte di sangue. Il sangue era colato dopo la flagellazione e durante così il cammino verso il Calvario. Le vesti di Gesù erano intinte di sangue e si compiva la profezia del salmista: si divisero le mie vesti. Ma c'era una tunica anch'essa insanguinata, la tunica che Maria aveva tessuto e che secondo la pia tradizione cresceva come cresceva Cristo. Era inconsumibile, unico pezzo, e non la volle dividere. Quella tunica era la Chiesa, che non si può dividere. Quella tunica è il corpo di Cristo che non va diviso. E allora la tirarono a sorte a chi toccasse. E qui è un testo che ci fa meditare. Il Signore suggerisca i pensieri, i sentimenti a ciascuno, quelli più adatti. Nella lettura di questo testo, i soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti,
una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella tunica era senza cucitura, tessuta tutta ad un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva la scrittura. Si son divise tra loro le mie vesti, e sulla mia tunica han gettato la sorte. E i soldati fecero proprio così. Ecco, abbiamo messo, per motivi logistici, la veste del combattimento, e arriviamo alla veste nuziale, la veste bianca. Ricordate le nozze del figlio di Dio, lo sposo, le 10 vergini. Vi dicevo ieri che la vita cristiana va guardata, vissuta in clima nuziale. La vita cristiana va cantata nella gioia nuziale. Siamo in attesa dello sposo. E verrà l'ora in cui entreremo nella patria celeste. Il vestito bianco lo indossano quelli che vengono dalla grande tribolazione e seguono l'agnello dovunque vada. Noi speriamo di indossare tutti il vestito bianco. Nel sangue dell'agnello ci è dato di immergere i nostri vestiti, e se sono macchiati, nel sangue dell'agnello diventeranno candidi. Ascoltiamo il testo dell'Apocalisse. I vegliardi allora si rivolse a me e disse: quelli che sono vestiti di bianco, chi sono e d'onde vengono? Gli risposi: Signore mio, tu lo sai. E lui: essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo santuario. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame, né avranno più sete, né li colpirà il sole, né arsura di sorta, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Tutti vestiti di bianco dietro l'agnello, tutti vestiti a nozze. Questo è l'augurio che tutti ci facciamo. Ma tra i bianco vestiti emerge una figura meravigliosa, la madre dell'agnello immolato. Colei che ha dato la vita a Gesù, Salvatore del mondo. Essa è vestita di sole. La luna è sotto i suoi piedi, attorno al suo capo le 12 stelle. Guardiamo adesso a Maria. Inebriamoci di questa donna vestita di sole. Noi saremo come tanti uomini vestiti di bianco attorno a lei. Noi siamo gli eletti che accompagnano questa madre incontro allo sposo divino
che viene per celebrare le nozze eterne con l'umanità redenta. Guardiamo per un momento Maria. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorare il bambino appena nato. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio, perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Bene, la figura della Chiesa perseguitata, ma rimane sempre la figura di Maria davanti ai nostri occhi. E adesso questa mini mistagogia ormai è terminata, la parte coreografica è stata ridotta ai minimi termini, ma nelle mistagogie la parte principale non è quella coreografica, la parte principale è affidata alla parola di Dio che deve penetrare dentro di noi e consentire momenti di contemplazione del mistero. E adesso ecco le nozze, siamo tutti vestiti di bianco, noi siamo la sposa dell'agnello, andiamo incontro a lui. Rivediamo nel canto del capitolo 19 dell'Apocalisse questo momento bello che segna l'inizio dell'eternità beata per ciascuno di noi. Rivediamoci tutti in cielo vestiti di bianco e gioiamo qui sognando il giorno bello in cui saranno celebrate anche per noi le nozze dell'agnello divino. Sotto il profilo del volto amico, Dio è amore. L'amore di Dio rende diverse sfumature e noi lo presentiamo come padre, come madre. Ieri lo abbiamo presentato come sposo. Sono le categorie umane che ci consentono di scendere nel profondo del mistero di Dio, che è amore. Dio non è padre, madre, fratello, sorella, Dio è amore. Però queste categorie ci servono per così toccare con mano i diversi aspetti dell'amore di Dio. Ci consentono questi diversi volti di Dio di comprendere quanto Dio ci ama.
come una gemma, è come un bellissimo diamante dalle molte facce, ma è sempre lo stesso diamante. Qualunque faccia si guardi, è sempre quel diamante splendido. Così è l'amore di Dio. Dio è essenzialmente amore. Ricordo il detto di Giovanni, nella prima lettera, che Dio ci ha insegnato ad amare. Quando Gesù ci dice ama Dio con tutta la mente, tutto il cuore, tutte le forze, questo comandamento è la risposta che l'uomo è chiamato a dare a Dio che l'ha amato per primo. Non siamo stati noi ad amare, ma Dio che ha amato noi. E allora il comandamento si traduce così: lascia che l'amore di Dio penetri in tutta la tua mente, in tutto il tuo cuore, in tutta la tua vita. Ossia, il comandamento si osserva quando noi allarghiamo le capacità di recepire l'amore di Dio. È l'amore di Dio che deve penetrare dentro di noi. Non è tanto l'amore nostro che noi dobbiamo dare a Dio, quanto ricevere l'amore di Dio, realizzarci nell'amore di Dio e rispondere a Dio con quell'amore con cui Egli ci ha amato, ci penetra e ci vive. Il motivo per cui dividiamo, come in tante faccette, quest'amore di Dio che penetra in noi è appunto per rendere più comprensibile l'amore del Signore e per poterlo meglio gustare. La categoria che usiamo questa sera, nell'enneagramma, ossia nei 9 volti di Dio, è il volto dell'amico. Se anche l'enneagramma umano, l'amicizia, che è un valore ribadito da Dio, chi trova un amico trova un tesoro. In Gesù si riflette l'amore amicale di Dio e viene sublimato l'amore amicale umano. Il volto di Gesù è il volto del vero amico. Dove troviamo Dio, troviamo l'uomo. E dove noi possiamo risanare tutti i concetti errati che abbiamo avuto di Dio, dove possiamo risanare tutte le delusioni che abbiamo avuto nei riguardi di Dio e nei riguardi del prossimo, e guardare in Gesù il vero amore di amicizia. Cos'è l'amore di amicizia? Non è l'amore del padre, non è l'amore della madre, non è l'amore dello sposo. L'amore di amicizia, che è vero amore che troviamo in Dio, è reciproco, è bilaterale. Il padre può amare il figlio anche che il figlio non lo ami. Non è così nell'amico. È tipico dell'amore amicale, dell'amore di amicizia, questa reciprocità. Ed è bello questo amore di Dio amico. Quando noi abbiamo un amico grande, importante, ci sentiamo importanti. Perché? Perché l'amicizia crea eguaglianza. Non ci può essere amore
amicale se non c'è l'uguaglianza. Ma con Dio come potremmo essere amici? Dio onnipotente, noi siamo povere creature. Dio è santo, noi siamo creature fragili. Come si può costituire un amore amicale tra noi e Dio? E allora Dio fa questa operazione, si abbassa a livello nostro, perché ci sia uguaglianza, ci sia il medesimo livello e ci tratta da amici. Ecco l'umiltà immensa di Dio. Dio si umilia all'uomo perché l'uomo possa entrare in amicizia con lui. E quell'amicizia che Dio aveva con Adamo, il nostro primo padre, quando era in comunione con lui, conversava con lui, camminava con lui, era il momento bello dell'umanità, purtroppo perduto. Però Dio ha continuato ad essere l'amico dell'uomo. E questa amicizia con Dio viene ristabilita da Cristo Signore. In Gesù siamo diventati amici, amici di Dio. Nel Vecchio Testamento Dio ribadisce questo amore di amicizia. Ricordate Abramo. Dio vuole distruggere Sodoma e Gomorra. E allora Dio conversa con se stesso. C'è un po' così un'immagine, l'adombramento della Trinità. Dio dice, ma stiamo combinando un guaio? Stiamo distruggendo Sodoma e Gomorra e stiamo facendo un disastro sulla terra, ma possiamo nascondere questo che stiamo facendo al nostro amico Abramo? Mi pare male, dice Dio, che io faccio una cosa così grande, così disastrosa, e non riveli questo al mio amico Abramo, tanto più che Abramo ha dei parenti in quella città, la città di Sodoma. E così rivela all'amico Abramo il suo progetto, che te ne pare. Dio cammina con Abramo, e cammin facendo gli apre il suo progetto e gli dà anche così possibilità di intercedere. E Abramo, amico di Dio, conversa con Dio e gli dice, ma se ne troverò 100, 50, 20 giusti tu, per questi 20 buoni, giusti, distruggerai la città. E il buon Dio fa questa grazia all'amico. E poi Abramo dice, e se ne troverò 10, tu mi farai questa grazia all'amico Abramo. E dice, beh, ti farò questa grazia, anche se ne troverai 10. 10 non ne trovò, ne trovò 8, che era poi così. Ne trovò 8. E allora di acqua il suo progetto, distrugge Sodoma e Gomorra. Però avverte Abramo, gli fa uscire i tuoi parenti, falli uscire. Vedi come Dio tratta l'amico Abramo. Abramo diventa l'amico di Dio. Abbiamo un bellissimo testo nei profeti. Dio fa niente senza aver rivelato quello che fa
ai suoi amici, i profeti. Dio non fa niente senza prima rivelare ai profeti, ai suoi amici, quello che deve fare. Gesù dirà nel Nuovo Testamento: voi siete miei amici, non mi chiamo più servo, siete amici, per questo io vi rivelo tutto quello che ho udito dal Padre, non vi nascondo nulla, perché tra gli amici tutto è in comune, i veri amici si dicono tutto, sono due persone uguali, si danno del tu, vogliono stare insieme e si rivelano tutto, i più intimi segreti. Per questo Gesù, figlio di suo Padre, umile come suo Padre, che si è abbassato fino a prendere l'umana natura, con più ragione può dire agli apostoli: voi siete miei amici, io vi ho scelti, non voi avete scelto me. Siete miei amici e vi rivelo tutto quello che il Padre mio mi ha detto. E altrove dice: a voi miei amici non posso nascondere questo mistero, a voi miei amici io non parlo in parabole, ma dico i misteri di Dio come io li so. Per cui siamo diventati amici di Dio, amici di Cristo. Gesù è il nostro amico, è il nostro amico. L'amicizia del Padre si rivela nel Figlio. Dio ci ama nel Figlio, per cui in Gesù troviamo il vero amico. Dio è l'uomo. Noi desideriamo questo tesoro dell'amicizia. Fratelli e sorelle, coltiviamo questo grande valore dell'amicizia che tante volte trascuriamo. Avere l'amico, avere l'amica, nel senso sublime della parola. Ma il vero amico è Cristo, dove c'è tutto Dio e tutto l'uomo. Adesso guarderemo il volto di Gesù, l'amico divino, l'amico umano. Noi cantiamo una bella canzone: c'è un amico che mi ama, c'è un amico che mi ama. Viviamo l'amicizia di Cristo, vero Dio e vero uomo. Noi nella nostra vita abbiamo subito dei traumi, siamo state tante volte fraintesi dagli amici, qualche volta può darsi che siamo stati traditi dagli amici, da quelli che mangiavano il nostro pane, che sedevano con noi alla medesima mensa. Siamo stati traditi nell'amicizia, fraintesi nell'amicizia. Può anche darsi che abbiamo sofferto perché non abbiamo trovato un vero amico sulla terra in cui riversare il nostro cuore. Chi trova un amico, vi ho detto, trova un tesoro, sono parole di Dio. E allora ecco Gesù che si presenta a noi questa sera. Egli ci offre il suo amore incondizionato, un amore leale, sincero. In lui rivive Dio Padre, in lui c'è lo Spirito, in lui c'è il Figlio di Dio, ma in lui c'è l'uomo, l'uomo, Cristo Gesù. Guardiamo questo amico, guardiamo Gesù,
inebriamoci di Lui, confidiamo a Lui tutto il nostro cuore, tutto quello che portiamo dentro il nostro cuore. Riversiamo le nostre amarezze accumulate nella vita nel cuore di Cristo. È il cuore che ci ama, è il cuore dell'amico divino, il cuore che non ci tradisce mai, il cuore che ci sorregge nelle necessità. Cristo, il vero amico, che dà la vita per noi. Nessuno ama tanto quanto chi dà la vita per i propri fratelli. Gesù ci ha amato fino a dare la vita per noi. Gesù ha visto venire il lupo, ha affrontato il lupo, si è fatto sbranare per salvarci. Lui pastore che diventa agnello, questo è il vero amico, e ogni giorno si sacrifica per noi, ecco il vero amico. Guardiamo a Lui con grande amore, riversiamo su di Lui tutto il nostro cuore e ritroviamo in Lui tutto l'amore, nella dimensione divina, nella dimensione umana. Ecco, chiudiamo tutte le imposte adesso ed entriamo in preghiera profonda. Allora.